La Sieco batte anche la Conad Reggio di Emilia. Lo fa chiudendo sul 3-1 con leggera sofferenza nella terza frazione, persa a 20 dopo aver dominato la prima 17 e la seconda 18, trascinata da un De Paola di nuovo in evidenza, 15 punti e non solo questo. In crescendo Mikhailovic 21, a tratti devastante per esperienza e astuzia Cisolla, 14 punti. Bene lanci in regia, in bilico il quarto set con l'allungo decisivo degli ortonesi che già pensano alla trasferta tostissima di Corigliano e alla Coppa Italia. La gara contro il Reggio Emilia verrà trasmessa oggi alle 14.45 e domani alle 23.15 su Rete 8 Sport. Giovedì 29 alle 22 su Rete 8 Sport, speciale numero 0 di Pallavolley, rubrica dedicata a tutta la pallavolo regionale nelle sue varie categorie. La prima edizione sperimentale lascia per ovvie ragioni la priorità quasi totale alle imprese della Sieco Service in Pavide Ortona, che in procinto si ricorda di affrontare la Final Four di Coppa Italia di A2 in programma al Palatricalle o Palalombroni di Chieti il 7 e l'8 febbraio. In semifinale, sabato 7 alle 16, la squadra di Lancia affronterà il Callipo Vibo Valentia. In B1 femminile continua la scalata trionfale della Dannunziana, che travolge pure la quarta forza catanese con un secco 3-1 che nei parziali la dice lunga sulla superiorità del sestetto di Simone Di Rocco. 25-22, 25-16, 19-25, 25-20, una supremazia insomma netta che rende solida una nona piazza della tranquillità, per quanto il cammino da matricola verso la salvezza matematica è ancora lungo. In B2 maschile il solito Montorio, altro exploit esterno, 3-1 facile a Città di Castello. Dopo una relativa disattenzione iniziale, 26-24 per gli Umbri, il team di Dugo stravince a 19-8 addirittura e a 20 i restanti set. Seconda piazza e più 2 sull'Appignano che ha riposato. Donne, giornata decisamente no in B2, l'Altino cede ma era prevedibile sul campo del Battistelli Rimini, capolista imbattuta per 3-0 tenendo botta nel secondo set perso a 23, negli altri due romagnole più forti a 20 e a 12. A Rabona KO in casa col Teodora Ravenna 0-3 nelle immagini con parziali a 19-17-20, un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni delle giovanissime rossoblù. Il Gada Group Pescara 3 perde sul campo della quarta in classifica Macerata per 3-0 a 16, a 20 e a 18.